Signore, generato prima dei secoli il nato da donna, per liberarci dalla schiavitù del peccato, abbi pietà di noi. Signore, Cristo, parola di Dio, fatto carne nel grembo di Maria, per fare del nostro corpo il tempio dello Spirito Santo, abbi pietà di noi. Signore, Figlio dell'Eterno, nato nel tempo per farci eredi dell'eternità, abbi pietà di noi. Signore, Dio vivente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Aleluya, aleluya, aleluya.
continuamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dopo averlo visto, riferirono a ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori si ritornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo di Maria. Parola del Signore. E cari, vorrei iniziare pure io, ecco, questo giorno, che oggi è sulla bocca e sulla lingua di tutti. Auguri, buon anno, ma perché oggi veramente molti sono coloro che incontrandosi esprimono questa parola, porgono la mano come gesto veramente ecco di augurio e ecco di pace, cosa che faremo forse anche noi con tanti altri quando ci incontreremo in questi giorni. Certo, in questo giorno si cominciano un po' a tracciare quei bilanci e si ravvivano dell'anno scorso e si ravvivano un po' quelle che sono le speranze e le apprensioni per il futuro personale e collettivo, ma soprattutto per la pace che con il mondo ancora così fragile, questa pace così minacciata. Ci si chiede che cosa ci porterà l'anno nuovo. Ma forse dobbiamo chiederci ancora più intimamente che cosa porteremo noi, che cosa porteremo noi ecco nell'anno nuovo. Questa è la domanda che noi ci poniamo e dobbiamo dare credo anche una impostazione della nostra vita in questo anno. La celebrazione odierna presenta una grande ricchezza e quell'idea di quest'oggi. Abbiamo sentito il nome di Gesù, ma Gesù fu proprio questo nome, la festa della maternità di Maria, l'inizio dell'anno civile, la giornata mondiale della pace, che potrebbe diventare veramente dispersiva, questa giornata se non si coglie la dimensione umana connessa all'inizio di un nuovo anno con il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, mistero dal quale a sua volta è indissociabile Maria. La presenza di Maria in questa giornata, in questo mistero del Natale e dell'Incarnazione è indissolubile da Maria. Noi credenti iniziamo l'anno nel Santo Nome di Gesù. Quale nome? Quel nome che gli fu dato 8 giorni dopo la sua nascita. Nome scelto da Dio stesso e carico di significato. Gesù significa Salvatore, Dio che salva, Dio che interviene ecco, nelle vicende umane perché l'uomo possa raggiungere a tutti i posti questa salvezza. Nome che ci è stato donato come già nell'Antico Testamento perché noi potessimo invocarla e attraverso questa invocazione ricevere benedizione e salvezza. Beh, abbiamo sentito proprio la prima lettura che è un inno di benedizione e i sacerdoti ebrei dovevano benedire in quella maniera, con quelle parole, insomma. Quindi questo è il senso della benedizione che noi
scontriamo proprio nella prima lettura è che i sacerdoti dovevano impartire al popolo ebreo: il Signore ti benedica, il Signore ti guardi, il Signore mostri a te il suo volto. Queste sono le parole di benedizione che dovevano esprimere. Ma nella odierna solennità la Chiesa pone in risalto soprattutto la prima donna del cristianesimo e celebra la apoteosi della madre in tutte le migliori espressioni della sua insostituibile missione. Nel brano evangelico di Luca sottolineiamo allora il valore che abbiamo. La Vergine Madre è trovata dai pastori vicino a Gesù e la osserva, medita e conserva nel suo cuore quanto avviene attorno alla culla del figlio e gli atteggiamenti che assume questa donna, questa mamma, docile e dolce, e soprattutto quello di credere e di adorare. Celebrare questa solennità della Madre di Dio nella fama del Natale, che coincide con Capodanno, è l'indicazione al mondo contemporaneo del sommo rispetto in cui deve essere tenuta la donna e la madre. Così spesso questa figura avvilita, ecco, dai mezzi di comunicazione sociale. È indicazione dell'attesa della missione materna che Dio vuole sublimare nella madre del suo figlio. È indicazione dell'incoraggiamento alle mille e mille madri che onorano nascostamente la vita umana di famiglia. Ma oggi, miei cari, dicevo all'inizio che anche la giornata mondiale è la giornata mondiale della pace. Questa pace che viene, ecco, veramente annientata, distrutta, indebolita, perché il comportamento, ecco, dovrei dire, degli uomini che hanno senso di responsabilità non è certamente, ecco, questo modo di agire non è certamente conforme alla volontà di Dio. Il tema di questo giorno l'abbiamo sentito: la libertà religiosa, la libertà religiosa e la via della pace. E perché il Papa è stata istituita da Paolo VI questa bella giornata mondiale della pace? Proprio perché ne sentì il bisogno di divulgare questa pace, il potere di dedicare memoria a Paolo VI. E oggi la libertà è via.